Gene, che cosa c'è di vero nella notizia che qualcun altro vuole mettersi a fabbricare macchine? La concorrenza è sempre pericolosa, a meno che non uniate le vostre forze e non ci portiate tutti in automobile. Beh, in questo caso dovremmo far allargare le strade. Sarà l'automobile a trascinare le strade fuori dei nostri confini. Io vorrei sperare di no, perché se la gente potrà allontanarsi tanto, i terreni nella vecchia zona residenziale della città non varranno più niente. Quindi le tue diaboliche macchine rovineranno proprio i tuoi amici, mio caro. Davvero pensi che potranno cambiare l'aspetto del paese? Il processo è iniziato e nessuno può fermarlo. L'automobile... L'automobile è un inutile ingombro. Che cosa hai detto, George? Che l'automobile è un inutile ingombro. Non sarà mai altro che una curiosità ed era meglio che non fosse inventata. Stai dimenticando che è Mr. Morgan che la produce e che ne è il principale inventore. Se non ti conoscesse, potrebbe pensare che tu abbia voluto offenderlo. George potrebbe anche aver ragione sull'automobile. Il balzo in avanti che essa rappresenta potrebbe essere un balzo indietro nella civiltà. Forse non aggiungerà nulla alla bellezza del mondo o a quella dell'anima umana. Non posso dirlo. Ma ormai l'automobile esiste. In conseguenza di questo fatto, tutti gli aspetti della vita potranno cambiare. La guerra cambierà certamente e di conseguenza la pace. L'automobile, secondo me, determinerà dei cambiamenti persino nella mente umana. Ma Giorgio può avere ragione. Probabilmente fra una ventina d'anni, se potremo già notare il cambiamento subito ormai dall'uomo, non potrò più difendere il motore a scoppio e dovrò dare ragione a George. E cioè che l'automobile non doveva essere inventata.